Alessandria d'Egitto. Lui è nato ad Alessandria d'Egitto da genitori che provenivano da Lucca. Poi un'altra cosa importante è che aderisce al fascismo, diventa addirittura corrispondente del Popolo d'Italia a Parigi e poi dedica a Mussolini, quindi al dittatore dell'Italia fascista, la sua raccolta di poesie Porto Sepolto. Questo, come abbiamo detto diverse volte, apre un problema, il problema queste poesie, che siano poesie contro la guerra, la violenza e così, smentiscono il suo ideale politico, c'è cioè una contraddizione. E abbiamo detto tante volte che noi non giudichiamo gli autori e i grandi artisti dalle loro idee politiche, ci occupiamo invece di arte e dunque, per quanto riguarda Ungaretti, ci occupiamo di poesia. Dunque, vi ricordate che lui ha creato questa frammentazione del verso. Vi ricordate anche che questa frammentazione del verso si basa su il fatto che lui scriveva in guerra, quindi non aveva possibilità di mettersi a un tavolino e ragionare, pensare e con calma scrivere, e dunque scriveva delle parole, scriveva delle piccole frasi che annotava su dei piccoli foglietti, normalmente erano le stagnole delle carte di sigarette, ecco, nei pacchetti di sigarette lui poteva scrivere qualche cosa, poi strappava e le buttava nel suo tascapane alla rinfusa e poi quando le azioni di guerra terminavano, aveva un attimo di pausa oppure tornava nelle retrovie per un periodo di riposo, allora a quel punto tirava fuori tutti questi foglietti e componeva le sue poesie. Vediamo il Porto Sepolto, quindi il Porto Sepolto è la raccolta di poesie di guerra che lui ha scritto proprio mentre era soldato. Una delle poesie più importanti è sicuramente Veglia. E su Veglia abbiamo visto che, per esempio, le singole parole hanno un significato molto profondo. Per esempio, lui dice nottata, nottata e non notte, perché proprio nottata è qualcosa di lungo, è anche una veglia, no? Ho fatto la nottata. Quando si fa la nottata? Si fa la nottata, per esempio, con i propri familiari in ospedale di notte, no? Si assistono. Quindi è come se lui avesse assistito per lungo tempo. E però questo tempo è talmente lungo che lui ha scritto anche un'intera, quindi è proprio veramente un tempo considerevole, un'intera nottata, qualcosa che non finiva mai, è stata un'esperienza terrificante per lui. Buttato, buttato perché è stato scaraventato e quindi è la condizione del soldato in guerra che viene buttato all'attacco, all'attacco soldati, buttato. Oppure viene buttato, scaraventato da un'esplosione, lo spostamento d'aria ti butta da qualche parte. Vicino a un compagno, compagno lo sapete bene, per lui l'ha scritto nel suo diario, erano tutti amici, non c'erano nemici, erano tutti soldati e quindi questo compagno poteva essere un suo commilitone oppure anche un nemico, ma era massacrato. Quindi massacrato sapete che cosa significa, ma la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, vuol dire che questo soldato forse guardava con un filo di speranza la luna, forse la invocava, forse ha detto l'ultima preghiera. E la bocca digrignata dal dolore proprio per resistere. Resistenza, dolore, speranza. La congestione poi è l'assenza di sangue. Quindi mani bianche, quindi la morte, se non c'è sangue che scorre, non c'è vita, c'è la morte che penetra questa morte nel silenzio di Ungaretti. Quindi lui è stato proprio in silenzio per tutta questa nottata a guardare questo
compagno massacrato. Allora ecco che cosa ha fatto. A quel punto ha scritto lettere piene d'amore. E abbiamo visto, l'avete anche sottolineato nelle vostre verifiche, nelle discussioni che abbiamo avuto, che lettere significa proprio la singola parola, cioè la carica di amore che lui ha espresso a partire da questo momento era così forte e ha capito quanto era importante la vita, che ogni cosa che lui ha scritto, ogni più piccolo simbolo, ogni più piccolo elemento di comunicazione, ecco, era pieno di questo amore e di questo affetto. E per questo dice, con questa bella allitterazione, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. È una delle poesie più belle contro la guerra che siano mai state scritte. Cima 4, il 23 dicembre, quindi immaginate in montagna, al freddo anche, sotto Natale 1915. Poi c'è San Martino al Carso, una poesia molto breve, nella quale l'aspetto più evidente è che queste case presentano solo magari qualche brandello di muro, ma brandello è un termine che si riferisce all'essere umano, quindi c'è una sorta di trasformazione del luogo in qualcosa di umano, una antropomorfizzazione, abbiamo detto, perché la guerra colpisce anche la natura, colpisce gli edifici, gli artefatti umani, non solo gli uomini. E poi c'è questo finale straziante che dice: nessuna croce manca nel mio cuore, e questo è il paese più straziato, quindi il suo cuore è proprio a pezzi, direi che forse a brandelli, e a brandelli perché deve sopportare il dolore di tutte le persone a lui care che sono scomparse, decedute in questo paesino che lui conosceva bene e che si chiamava San Martino al Carso. E poi abbiamo i fiumi, una poesia più lunga, più riflessiva, la più importante poesia di questa raccolta, proprio per le riflessioni che esprime. Vediamo quali sono i punti principali. Intanto lui è aggrappato a un albero mutilato, anche questo albero come se fosse quasi un essere umano, la natura che subisce le conseguenze della guerra, come l'uomo. Abbandonato, abbandonato come un bambino, sapete, quegli orfani lasciati davanti all'orfanatrofio, Sì. in questa dolina, quindi qui c'è questa fossa dove passa il fiume, queste cose le sapete, quindi lui è un po' inquieto, ansioso, ed è lì da lungo tempo, perché infatti stamani, questa mattina, si è disteso in un'urna d'acqua, quindi si è disteso in questa buca, sotto passa l'Isonzo, quindi viene bagnato dal fiume. Urna è un termine che ci ricorda anche quella poesia di Pascoli che abbiamo studiato, il Gelsomino notturno, e dunque è un luogo di riparo, di protezione questa buca, perché probabilmente gli ha salvato la vita. Il fatto di essersi riparato lì probabilmente lo ha aiutato, ma allo stesso tempo può essere un'urna, cioè può essere la tomba definitiva, come l'utero materno di Pascoli nel Gelsomino notturno. L'utero è un luogo di protezione, nasce il bambino, è lì che si sviluppa il feto, ma può essere anche un luogo di morte. Vi ricordate la mortalità infantile all'epoca, varie problematiche, eccetera. E lì però lui ha riposato, in quest'urna ha riposato. E allora lì pensa poi ai suoi fiumi. Intanto l'Isonzo scorreva, lo levigava come un sasso. Quindi è interessante perché era come parte della natura, mi levigava come un sasso. Allora qui possiamo fare anche un confronto con D'Annunzio, per esempio, perché anche Ungaretti fa parte della natura. Poi nella stessa poesia lo ripeterà più avanti, lo stesso concetto. Però è una cosa diversa rispetto ad D'Annunzio, perché per D'Annunzio è un momento di esaltazione, è il tentativo di non perdere la sua gioventù e la sua bellezza. Ma mentre invece per Ungaretti è il tentativo di non perdere il contatto proprio con la natura, perché
cioè di sentirsi ancora qualcosa di vivo, qualcosa che esiste insieme alla natura stessa. Allora lui tira su le sue quattro ossa e ha fatto fatica, no? Come un acrobata, a camminare su quell'acqua, sui sassi, per uscire dalla situazione in cui si trovava e raggiungere la riva del fiume, fino a che si accoccola, eccolo qua, cioè accoccola, praticamente si fa le coccole da solo, nessuno può fare le coccole per lui e quindi si distende nudo vicino ai panni sudici di guerra e come un beduino, eccolo qua, Alessandria d'Egitto, si è chinato a ricevere il sole e quindi questi raggi del sole lo scaldano. Gli fanno le coccole, no? Ed è lì che pensa. E pensa ai fiumi. L'Isonzo, naturalmente. Nell'Isonzo, ecco, si è riconosciuto una docile fibra dell'universo. Ne abbiamo parlato tante volte. Lui che era partito volontario, lui che voleva andare in guerra, lui che voleva cambiare le sorti dell'umanità attraverso la guerra, che pensava di fare qualcosa di buono, di positivo, si ritrova invece a essere un niente, una docile fibra, cioè zero proprio nell'universo, essere debole, molto più debole di quello che lui avesse mai pensato. E allora ecco che entra in supplizio, perché il supplizio, cioè la tortura, la sua tortura, è quando non è in armonia. In armonia con cosa? Con la natura, eccolo. Vedete che ritorniamo al punto di prima. E quindi se lui non si crede in armonia con la natura, non sente questa armonia, sta male, soffre, è come una tortura per lui. Ma quelle occulte mani che mi intridono regalano la rara felicità. Le occulte mani sarebbero proprio i raggi del sole che lo aiutano a accoccolarsi. Sono l'unico calore che può ricevere, è questo. Allora ripassa le epoche della sua vita. Vedete, lui è giovane, però parla di Eva, ha meno di 30 anni, però parla di epoche. Perché parla di epoche? Parla di epoche perché sembra quasi che il resto della sua vita siano delle enormi fasi storiche lontane, perché la guerra è un'esperienza talmente atroce, talmente diversa, di rottura con tutto quello che ha passato, che la sua vita passata gli sembra remota, gli sembra proprio un'epoca trascorsa. Allora dice: questi sono i miei fiumi. Il Serchio è quello dei genitori, chiaramente perché è il fiume di Lucca e i suoi vengono proprio da lì. Poi dice il Nilo, e il Nilo è quello della sua giovinezza, è lì che è cresciuto, le estese pianure che sarebbero poi il deserto. Poi dice la Senna. La Senna è il fiume di Parigi, lui ha vissuto a Parigi, ha vissuto insieme a tanti artisti, intellettuali, li ha conosciuti, i futuristi per esempio. E allora in quel suo torbido, perché la Senna non è propriamente, diciamo, un fiume cristallino e privo di inquinamento, quindi era in questo torbido della Senna, lui si è rimescolato. E si è conosciuto. E che cosa ha conosciuto? Beh, ha conosciuto il fatto di sapere quello che più o meno voleva dalla vita, scrivere poesie, essere un intellettuale, un giornalista, così, e poi partire in guerra, quindi avere degli ideali, anche se erano degli ideali un po' strani, diciamo così, che poi sono stati smentiti dalla sua esperienza di soldato. Quindi possiamo dire che con la Senna è diventato grande, ecco. Allora dice, eccoli qua, io nell'Isonzo vedo questi fiumi, che sono i fiumi del mio passato. E allora lui, Ungaretti, è nostalgico, è triste in questo momento, perché vede che in ognuno vede qualche cosa che emerge da questi ricordi, però in questo momento è notte, non notte perché è sera, ma proprio perché è la notte della sua vita. Ed è il momento in cui la sua stessa vita gli sembra una corolla, cioè un fiore, ma avvolto dalle tenebre, quindi un fiore in pericolo, un fiore che non si può vedere,
una cosa bella soffocata da quanto di più orribile ci possa essere, che è la guerra, la distruzione proprio dell'umanità. Quindi abbiamo visto la poesia I fiumi, così abbiamo fatto un ripasso generale di questa che è fondamentale. Io vi consiglio, se avete un esame di Stato, proprio di parlare di questa poesia perché è veramente molto significativa. È la caduta degli ideali, delle illusioni. Ecco, non ci sono più illusioni in questa poesia. Tu sei una docile fibra dell'universo e la bellezza della tua giovinezza è avvolta nella notte. Il fiore della tua giovinezza è una notte oscura. Poi questa è anche molto significativa, fratelli. Fratelli, lui dice che è una parola tremante. Abbiamo visto che le parole non tremano e quindi è un modo per dire che questi sono giovani soldati, questi fratelli, e loro tremano. Tremano perché sono delle foglioline appena nate, ragazzi giovani che da un momento all'altro possono cadere dalla pianta anche se non è la loro stagione, non è l'autunno, sono nella primavera, sono nel fiore della vita, nel fiore degli anni, eppure queste foglioline si trovano buttate in questo autunno-inverno della loro vita. E quindi è un saluto accorato, cioè pieno di sentimento, nell'aria spasimante. Come fa l'aria a spasimare? Perché l'aria è composta dai respiri affannati e anche dagli ultimi respiri di tutti questi fratelli, dalle loro ansie, quindi sembra quasi che l'aria percepisca e rifletta le sofferenze, le paure, le preoccupazioni, l'agonia di questi soldati. Ed è un'implorazione così, un'involontaria rivolta. Eccolo qua, è un modo per rivoltarsi all'uomo presente alla sua fragilità. Quindi l'uomo sa di essere fragile, questi soldati sanno di essere fragili, ma chiamandosi fratelli riescono a sentirsi parte di un gruppo e quindi a sentirsi più forti. E avete visto, ci sono le due versioni, questa è la prima del 1916, poi la riscritta nel 1943, quindi prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, la riscritta e la resa ancora più semplice, più frammentata, più asciutta. Poi abbiamo il Porto Sepolto, che è una poesia che parla del suo essere artista e in generale si rivolge agli artisti, perché dice: vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti. Ma dove arriva il poeta? Il poeta arriva nel Porto Sepolto. Ma dove sarebbe questo Porto Sepolto? E il Porto Sepolto è dentro noi stessi, è l'anima del poeta, è la sua parte meno conosciuta. Ecco, quindi ci dice che l'artista deve entrare in contatto con le parti più nascoste di se stesso per poter scrivere i suoi canti. Quindi si tuffa in questo porto e poi riemerge con i suoi canti. Però il Porto Sepolto è anche il porto, l'antico porto romano di Alessandria d'Egitto. Infatti, una volta ad Alessandria d'Egitto arrivava il mare e c'era il porto, ma questo porto adesso è sepolto in mezzo alla sabbia e quindi è un ricordo anche della sua infanzia. E questi canti, una volta che li ha scritti, li ha portati alla luce, quindi si tuffa dentro di sé e poi riemerge. Li disperde, cioè li dà, li offre alle persone. Perché un poeta scrive poesie? Perché un narratore scrive racconti, romanzi, un pittore dipinge, uno scultore scolpisce? Lo fanno perché vogliono che le persone vedano le loro opere e che possano godere dello spettacolo delle loro opere. Quindi è Baudelaire che dice che l'artista è un comunicatore che traduce il linguaggio della natura e lo porta agli uomini, in modo che gli uomini possano riflettere, possano capire. Ecco, Baudelaire parla del tempio, cioè della natura che è un tempio, e qui invece
Ungaretti parla del porto sepolto. E poi dice che di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Allora dice lui, io l'ho scritta la poesia. È lì. E che cosa resta di questa poesia? Comunque resta un segreto perché la poesia racchiude sempre qualche cosa di incomprensibile, qualche cosa di misterioso. Ma io direi non solo la poesia, tutte le opere d'arte racchiudono qualcosa di misterioso. Ed è precisamente questo segreto che fa sì che l'opera d'arte sia tale, e cioè che noi la possiamo apprezzare ogni volta, anche a distanza di tanti anni. Anche a distanza di secoli, noi possiamo interpretare nuovamente un'opera che è stata dipinta o scritta, perché troviamo sempre nuovi segreti. E perché questo? Perché le opere d'arte, come le poesie, sono dei messaggi universali, sono dei messaggi simbolici. Lui intitola questa poesia Il porto sepolto, però non parla del porto, parla di ciò che la poesia può dare alle persone, di cosa l'artista fa quando produce le sue opere. Quindi è come quando Leopardi parlava dell'infinito, parlava di una siepe, ma la siepe era un pretesto, non era l'oggetto della poesia. La poesia ci parla sempre di qualche cosa di più universale. Poi abbiamo letto anche Canto Beduino, una cosa interessante, e qui vedete, si riporta anche qualche cosa che lui ha scritto nel suo diario. Per esempio, giocavano da ragazzini, giocavano al miraggio. I bambini si spingevano fin fuori la città, era anche un gioco pericoloso perché arrivando poi una tempesta di sabbia potevi perdere l'orientamento e quindi perdere l'orientamento nel deserto è una cosa terribile. E però loro sfidavano la natura proprio spingendosi fuori dalla città e cercando i miraggi e vedendo e descrivendo i miraggi più belli. Allora, lui parla di questa donna che s'alza e canta, una donna quindi in armonia con la natura, una donna serena, una donna che canta e canta probabilmente all'universo, alla natura stessa. Però il vento la segue, l'incanta, la ferma e poi la fa stendere sulla terra perché si deve riparare dal vento. Allora di solito si butta una coperta che la protegge. E sotto questa coperta respira, aspetta che la tempesta di sabbia passi. Però a questo punto il sogno vero la prende perché lì in questa tempesta, mentre si ripara, questa donna immagina, pensa, sogna. E allora il poeta dice: questa terra è nuda, è proprio il contatto diretto con la natura. Questa donna è nuda, è magica, ha una magia, la magia di essere, di poter governare le forze della natura, di poter vivere con queste forze della natura. Però dice anche che questo vento è forte e questo sogno, il sogno di poter governare la natura, il sogno di potersi abbandonare in mezzo al deserto, attenzione perché è morte. Quindi è un po' come se dicesse, attenzione, sì, poeta, artista, tu hai questa grande capacità di immaginare, di fantasticare, di essere a contatto con la natura come questa donna meravigliosa, ma attenzione perché il tuo fantasticare ti porta poi fuori dalla realtà, nei pericoli, e quindi potresti non accorgerti di quello che sta succedendo, del pericolo che incombe. E io direi che questa poesia possiamo collegarla tranquillamente a Mago Merlino di Pascoli. Vi ricordate? Pascoli parla con se stesso e dice: va bene, io sono un po' come il mago che fa le sue pozioni con il vischio, l'uovo di drago, eccetera. Creo mondi immaginari, però non devo prendermi per Dio, perché quello che io faccio è il frutto di una fantasia, non cambio realmente la realtà. E qui Ungaretti ci dice che questa magia di questa donna è straordinaria, ma attenzione perché diciamo, immergersi troppo nell'immaginazione, nella fantasticheria, può
può essere molto pericoloso. E basta, questo è quanto abbiamo fatto su Ungaretti.